Sole sul tetto dei palazzi in costruzione, sole che batte sul campo di pallone. Oggi lo Sporting Pontecorvo ha ospitato un grande campione. Giuliano Gianichedda è venuto a trovare, è ritornato su questo campo dove lo ha visto crescere e lo ha visto crescere calcisticamente parlando. Giuliano Gianichedda, ricordiamo, giocatore della Lazio, però prima di passare alla Lazio ha giocato con il Sora e con l'Udinese. Quando sono entrato veramente sono tornato indietro con la memoria, perché sono cresciuto qua, sono nato qua e se sono arrivato dove sono adesso lo devo in particolar modo allo Sporting Pontecorvo, perché sono cresciuto, come ho detto prima, qui. Prima, microfoni spenti, si parlava del tuo mister Enzo Petrilli, che purtroppo non c'è più. Sì, l'ho detto sempre, è un mister veramente eccezionale come persona e come allenatore, ma sempre pronto e disponibile con tutti i ragazzi, e come ho detto prima devo tantissimo a lui, perché è stato per me un secondo padre, quindi purtroppo adesso non c'è più, però c'è sempre il mio ricordo vivo, perché veramente è lui che mi ha cresciuto. È una gioia da parte di tutti quanti noi averlo tra di noi, io personalmente che poi l'ho visto crescere da bambino e quindi ho avuto poi uno spezzone di stagione prima di assumere la prima squadra e di allenarlo nei giovanissimi, però vorrei fare una citazione su quello che è stato il maestro di Giuliano, che Enzo Petrilli. Giuliano è stato un ragazzo, è stato un esempio di un ragazzo sempre molto corretto, molto umile. Io sentivo prima il discorso che lui faceva, quanto diceva: prima dei piedi viene la testa e prima della testa viene l'umiltà, e questo è quello che ha contraddistinto Giuliano Gianichedda certamente in tutti questi anni. Quando eri in nazionale c'erano questi problemi, magari un po' di malumore, sai, gioco, non gioco e qualche altra cosa, tipo Gattuso, altre situazioni? Ma sono problemi giornalieri, forse adesso che ci sono gli europei vicini vengono un po' messi in vetrina sul giornale, però sono cose normalissime che succedono, anzi secondo me sono cose tranquillissime, che il giornale chiaramente adesso risaltano la notizia perché ci sono gli europei tra pochi giorni, per quello, però sono cose che sono sempre state nel calcio e succederanno sempre. Cosa vuoi dire a questi ragazzi, circa 150-160 ragazzi dello Sporting Pontecorvo? Sì, l'ho detto prima, sono stato veramente meravigliato perché ho visto veramente tantissimi ragazzi, tantissimi bambini. Come hai detto bene tu, la passione è quella che ti spinge a crederci, a andare avanti, perché quando uno fa una cosa bisogna crederci, no? La passione ti spinge a farlo. Poi ci vuole umiltà, concentrazione ogni volta che si viene che un ragazzo comincia l'allenamento, in partita, perché secondo me volontà, umiltà e concentrazione alla fine ti fanno fare qualcosa di importante. Poi il fatto di crederci sempre con passione, perché veramente giocare a calcio poi è lo sport più bello del mondo, perciò figuriamoci, perciò in bocca al lupo a tutti questi ragazzini, speriamo che venga un giocatore almeno più forte di me. Tutti insieme un bacetto a mamma Aurora, che è diventata questa sera la mamma dei ciociari. Anche una maestra. Anche una maestra, quindi ci sta bene con i bambini. Bellissimo, non me l'aspettavo. Sì, prego. Poi e soprattutto da Pietro Prada, che ha fatto un bel lavoro al computer, quindi abbiamo cercato di sintetizzare anche in questo quadro la carriera di Giuliano. Pontecorvo a Giuliano per la brillante carriera, affettuosamente Sporting. Quindi consegno a Giuliano. Grazie a te Giuliano. Io vorrei concludere questa stupenda serata, Giuliano, con qualcosa firmato Dino Zoff. Di Giuliano sono contento. È un bravo ragazzo e un ottimo giocatore sul quale so di poter contare. Dino Zoff, tu sei un bravo ragazzo e un ottimo giocatore. Complimenti e continua così. Giuliano Gianichedda! Forza! Sì, sì, è doveroso. Lo lascio a voi. Allora, innanzitutto, vabbè, grazie è poco. Poi un'altra cosa, per il CD che hanno montato, bellissimo. Volevano i gol, ne ho fatti tre, dopo 30 secondi potevamo andare via, perciò hanno messo tutte le interviste, almeno siamo stati un po' insieme. No, veramente grazie a tutti, perché
Tra l'altro poi io veramente sono cresciuto proprio su quel campo dove sono stato stasera, e quella cosa che mi ha fatto piacere è che, come ha detto prima il mister, continua a chiamarmi mister presidente, guarda, del signor Mario, diciamo Mario, e che ho trovato veramente tanti amici, tanti compagni, amici veramente, che giocavamo insieme da ragazzini. Antonio, Fabrizio, sono venuti tanti, Ilario, sono venuti a salutarmi, e fa sempre piacere, perché Marco, no, veramente tutti quanti, e è bello, perché poi al di là del fatto che il calcio bene o male allontana, perché io comunque sono da giocare tanti anni su, però quando torno a casa vedo sempre trovare gli amici, e secondo me la cosa è bellissima, rimanere amici, andare a mangiare una pizza fuori è la cosa più bella, penso, per cui è quello, ringrazio veramente tutti, veramente mi avete messo in difficoltà, perché non mi aspettavo una bella festa così organizzata benissimo, per me non so che dire, sono emozionato e voglio ringraziare, come ho detto prima, Mario e tutti quelli aiutato per l'organizzazione, perché per questa splendida festa dedicata soprattutto ai ragazzi dello Sporting, perché veramente mi avete messo in difficoltà. Grazie di nuovo, adesso vi lascio i genitori che io vanno in impegno a casa.